Estate ed eventi di spettacolo a Bagheria in provincia di Palermo, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Giuseppe, si è svolto un concerto del cantautore romano Amedeo Minghi, Gabriele Bruccoleri. La radio trasmetterà la canzone che ho pensato per te, forse attraverserà l'oceano lontano da noi, l'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via e con le loro camicie a fiori colorano le nostre vie, i nostri giorni di primavera che profumano dei tuoi capelli e dei tuoi occhi così belli, spalancati sul futuro e chiusi su di me nel 950. Bagheria ha avuto diciamo, i noti problemi finanziari, quest'anno e il prossimo anno in maniera strutturale usciremo dal dissesto che ha contrassegnato anni economicamente difficili per la nostra città. Per questo già da questa festa, che per i bagheresi è molto importante, stiamo ripartendo appunto, rilanciando la città e puntando, investendo appunto su questi eventi culturali per la rinascita della nostra città. Dopo moltissimi anni, stasera avremo un artista di spessore nazionale che è Amedeo Minghi e puntiamo appunto nei mesi successivi, nei prossimi mesi, a rilanciare anche l'immagine della nostra città attraverso altri eventi. Per la prima volta da questo anno abbiamo avuto la possibilità finalmente di inserire e quindi di stanziare delle somme per la cultura, mentre per gli anni scorsi purtroppo non c'è stato nulla da fare perché dovevamo pagare i debiti che il comune aveva. E questo è importante perché significa che Bagheria finalmente avrà la possibilità e quindi anche l'ente locale, il comune di Bagheria, di poter puntare anche sulla cultura. E si sa, con le poche risorse che ci sono, con le energie diciamo gratuite delle associazioni del territorio, si riesce a fare tanto. Però se mettendoci soldi, ovviamente, stanziando delle somme, è più semplice contribuire ad aiutare a far crescere questa città dal punto di vista culturale. Noi abbiamo delle ville importanti, abbiamo delle associazioni importanti, delle energie importanti del nostro territorio e attraverso le somme che pensiamo di stanziare appunto sulla cultura siamo convinti che la città piano piano nei prossimi anni possa appunto rinascere culturalmente. Bagheria non è soltanto la festa del Santo Patrono, ma negli anni anche senza fondi si è mossa per alimentare l'ambito culturale e di spettacolo. In particolare i prossimi eventi che ci attendono sono sicuramente la festa di Aspra in onore di Maria Santissima Addolorata, che vedrà oltre i tradizionali eventi religiosi come la processione a mare anche una serie di manifestazioni di cui presto vi parleremo e all'interno dei quali ci sarà la ormai famosa manifestazione anche Ciauro di Estratto, mentre invece per fine settembre attendiamo con ansia la seconda edizione del Verdello Fest, che quest'anno anche grazie al progetto promosso dal Comune di Bagheria di democrazia partecipata vedrà la luce in una sua forma autonoma e quindi slegata dalla festa e in maniera sempre più allettante e sicuramente cresciuta. Dove guerra, fame e povertà hanno ucciso anche la dignità, va e ricorda questo cuore mio.